Complimenti, perché il Monterosi ha fatto una partita bella, forse ha sofferto solo un quarto d'ora nel primo tempo, poi ha ripreso in mano un po' l'organizzazione del gioco, non meritava di essere sotto 2-0, l'era acciuffata con merito. Sì, penso che hai detto bene tu, hai letto bene la partita, Pescara insomma è una grande squadra, il primo tempo ci ha fatto soffrire, però insomma non abbiamo mai rinunciato a giocare quando c'è stata possibilità, abbiamo sempre cercato di fare il nostro gioco, di allargare il gioco sulle fasce, poi chiaramente una volta 2-0 era difficilissima, ma sull'1-0 abbiamo avuto il palo, abbiamo preso il palo e poi chiaramente l'espulsione 11 contro 10 ci ha favorito che potevamo far girare a palla meglio. Mi piace che la mia squadra, nonostante sotto di 2-0, non ha mollato mai, ci ha creduto fino alla fine e siamo stati fortunati sull'episodio del palo che poteva andare 3-1 a quel punto. Grazie. No, non stava... Sicuro? Allora ho perso il conto. Vabbè. Però ecco, insomma, su quell'episodio lì se fa gol magari probabilmente è finita la partita. Però poi ci abbiamo creduto fino alla fine, abbiamo raddrizzata e mi fa piacere appunto che i ragazzi hanno questa mentalità e questo spirito. Le chiedo una cosa dal punto di vista tattico, perché dopo che avete sofferto un po' nei primi 20 minuti il Pescara, con Santarpia e Carlini, due punte sostanzialmente atipiche, a me è piaciuto molto come con i tagli degli esterni siete andati a prendere il campo alle spalle della prima linea difensiva del Pescara. Letta bene? Letta benissimo. L'avevamo preparata così, dietro le spalle di Milani con Verde, dall'altra parte con Di Renzo, per poter appunto cercare la profondità. Perché avevamo due punte che non di ruolo, Carlini in più un trequartista, Santarpia un esterno, ma eravamo in grande difficoltà per l'assenza di Costantino. Fatto? E ha avuto un problema muscolare, non vediamo l'entità, proprio ieri, quindi Costantino e Rossi mancavano, non avevamo un riferimento avanti, però direi che tutti quelli che hanno giocato insomma, hanno fatto ampiamente la propria parte.